Il senatore Tosato ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi, colleghe, Governo. Io credo che ci troviamo in una situazione paradossale in questo dibattito, un dibattito in cui la maggioranza ormai da mesi governa attraverso decreti, fiducie che di fatto impediscono al Parlamento, non solo all'opposizione, di poter portare avanti le proprie istanze. Un Parlamento esautorato. Un governo che rinvia poi le decisioni e decreti attuativi che sono tutti da costruire e da realizzare e che potrebbero non trovare mai la luce. E di fronte a questa situazione in cui il Parlamento di fatto non ha più poteri, assistiamo negli ultimi mesi a continui interventi della maggioranza in cui si accusa noi, la minoranza di centrodestra, la Lega, di non avere un atteggiamento responsabile. Noi rimandiamo al mittente questa accusa, la rimandiamo perché abbiamo dimostrato di saper votare quei provvedimenti che sono utili al Paese. Mi riferisco allo scostamento di bilancio, è stato ricordato dal capogruppo Romeo che noi siamo stati determinanti per lo stanziamento di quei 55 miliardi che oggi voi volete spendere in questo modo così dissennato, e abbiamo avanzato tutta una serie di emendamenti su questo decreto e su quelli precedenti. Matteo Salvini spesso nelle riunioni che facciamo, non è un segreto, ci raccomanda di avere un atteggiamento di forza di governo, non una forza che sa interpretare solo il dissenso e la rabbia dei cittadini nei confronti di questo esecutivo, ma che sappia anche avanzare proposte. Noi lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto, però permettetemi, siamo decisamente stanchi, lo sono io e credo lo siano molti dei miei colleghi, di ascoltare in tutti gli interventi, in particolare quelli del Movimento 5 Stelle, lezioni di comportamento, lezioni di coerenza, lezioni di affidabilità. Guardate che questo dibattito, che spesso è un teatro in cui ognuno interpreta una parte, a differenza del teatro ha un giudice che poi alla fine decide chi aveva ragione, chi aveva torto, chi ha interpretato correttamente le esigenze del Paese e chi invece non l'ha saputo fare, e quel giudice è il popolo. E voi potete dissertare nelle vostre invettive di quello che volete, ma il popolo si esprimerà prima o poi. Potete rinviare all'infinito le elezioni, ma prima o poi quel giorno arriverà. E vi ricordo che noi, la Lega, come forza di governo, in un anno è passata dal 17 al 34%. Voi avete dimezzato i vostri consensi dimostrando di non essere in sintonia col Paese, di non essere all'altezza di governare l'Italia, passando dal 32 al 17%. Questi sono i fatti, al di là delle chiacchiere che possiamo esprimere da destra a sinistra sulla coerenza, sull'attività di maggioranza e opposizione. Noi continueremo nel nostro atteggiamento responsabile, però una cosa la vogliamo dire: sono stati portati avanti tanti decreti, ma pochi risultati. Decreto Cura Italia, che non ha curato certamente le ferite del Paese. Decreto liquidità, che è stata una presa in giro col famoso bazooka dei 400 miliardi, che non ha messo un euro in più nelle tasche della maggior parte dei cittadini e delle aziende italiane. E ora un decreto rilancio che rappresenta un'occasione persa, perché noi sì abbiamo autorizzato con il nostro voto lo scostamento di bilancio. Scostamento di bilancio, lo ricordo, costruito su 55 miliardi di debito in una fase eccezionale, autorizzata dall'Europa per l'emergenza Covid, per certi versi irripetibile, tanto irripetibile che determinava naturalmente che questi soldi dovessero essere spesi bene, un'occasione che non doveva essere persa, ed è questo che noi vi contestiamo. C'erano di fatto due modelli per spendere questi soldi, il vostro, che è quello solito dei bonus, dei sussidi, dell'assistenzialismo, e quello che rappresenta invece la proposta della Lega, di tutto il centrodestra, che è quella della riduzione della pressione fiscale. Voi raccogliete soldi in modo spropositato da famiglie e imprese per poi redistribuirli. Noi invece li vogliamo lasciare nelle tasche dei cittadini, nelle tasche delle imprese, perché possano fare investimenti. Questo è l'unico modo per renderle competitive, non certamente quello del prelievo indiscriminato e dissennato che mette fuori mercato le nostre aziende. E voi siete
grazie a queste politiche responsabili, del declino della nostra economia e del nostro paese. Guardate, questa era l'occasione da cogliere, non l'avete colta, e a settembre, quando molte aziende non riapriranno, quando lasceranno a casa migliaia di lavoratori, perché questo è il rischio reale che stiamo vivendo, quando finiranno le risorse stanziate e ahimè non ancora distribuite della cassa integrazione, che risposte darete al Paese? Dopo aver speso questi 55 miliardi, cosa rimarrà delle prospettive di crescita del Paese e le possibilità di mantenersi per i cittadini italiani? Ma veramente pensate che questo decreto possa promuovere il rilancio del Paese e della sua agricoltura, ad esempio con una sanatoria indiscriminata per gli immigrati? È questa la risposta per l'agricoltura che voi avete messo in campo? Pensate veramente che avrà efficacia? Pensate veramente che il settore più colpito, quello del turismo, che dava al Paese il 13% del PIL e impegnava più di 4 milioni di lavoratori, possa risollevarsi con il bonus vacanze? Che graverà poi sulle aziende turistiche? Pensate veramente che estendere lo stato di emergenza fino a ottobre o peggio a dicembre non avrà alcun effetto sulla sensazione di pericolo che avranno gli stranieri nel decidere se venire o meno in vacanza nel nostro paese? È più importante la sicurezza del presidente Conte rispetto alla possibilità di sviluppare il turismo nel nostro paese? Siete degli irresponsabili se lo pensate. Pensate veramente che nel campo dei trasporti, con un settore dell'automobile in ginocchio, tutto si possa risolvere con il bonus per l'acquisto dei monopattini, fra l'altro neanche prodotti in Italia, senza dare lavoro agli italiani, con molti impianti che sono praticamente fermi, con i lavoratori italiani che rischiano il posto di lavoro e tutto l'indotto che ne va intorno? Ma lo pensate veramente? Non vi rendete conto quanto tutto questo sia, per certi versi, drammatico e grottesco? Il gruppo della Lega Salvini Premier non voterà certamente a favore della fiducia di questo governo. Continueremo a cercare di dare il nostro contributo, come abbiamo sempre fatto, con tutti i decreti che ci avete posto all'attenzione in questi mesi. E vogliamo farlo fino in fondo, perché noi torneremo al governo e abbiamo già le proposte e le idee chiare su come governare questo Paese. Lo continuiamo a ripetere e continuiamo a ripresentare le nostre proposte e i nostri emendamenti. Però una cosa è certa, possiamo avere un atteggiamento di responsabilità, possiamo non ostacolare la vostra azione di governo in aula e nelle commissioni, possiamo dare l'ok ai provvedimenti che stanziano risorse per il nostro Paese, però mettetevelo bene in testa, noi non saremo mai complici delle vostre follie, dei vostri errori, delle vostre occasioni perse e delle vostre scelte sbagliate. La Lega non ha fiducia in voi, come non ce l'ha la maggior parte dei cittadini italiani. Voi lo sapete, potete chiudervi in questo palazzo, potete chiudere le porte, arroccarvi qui dentro e perdere il senso della realtà che ormai da mesi avete perso, ma fuori c'è una realtà ormai arrabbiata che non può ancora manifestare fino in fondo il proprio dissenso, ma sarà purtroppo, lo dico purtroppo, un autunno caldo di fronte alla quale ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità. Noi dall'opposizione lo facciamo come forza di governo perché sappiamo di essere maggioranza del Paese, voi siete assolutamente inadeguati e le vostre invettive nei confronti dell'opposizione non produrranno niente. Sono parole vuote che voi pronunciate in quest'Aula ma che non trovano nessun eco all'esterno di questo palazzo. Vi illudete che con le accuse all'opposizione ritornerete ad avere consenso, ma quel consenso che avete perso certamente non lo ritroverete attraverso questo atteggiamento e a provvedimenti sbagliati che non risolveranno le sorti dell'economia del nostro Paese. La Lega Salvini Premier voterà no alla fiducia a questo governo, no a questo provvedimento che è un'occasione persa per tutti noi, per l'intero Paese. Grazie. Grazie, senatore Tosato.